Ecco, fra i siciliani alla Mostra di Venezia, Lucio Sardo, interprete del film Nato a Casal di Principe, presentato ieri sera nella Sala Giardino come proiezione speciale. È un film particolare perché è ispirato a una storia vera, da cui è stato tratto il libro di Amedeo Letizia, che ha prodotto questo film, diretto da Bruno Oliviero. Ecco, Lucio Sardo, cimentarsi con una storia terribile come questa di un ragazzino sparito, col dolore della mamma che tu hai anche conosciuto sul set, ecco, com'è stato cimentarsi con questa storia vera? Sì, un po' ci sono abituata perché è come un doppione dei 100 passi. Cimentarsi col dolore di una madre è fortissimo. Io nel film ho un cameo, un piccolo ruolo, faccio Natuzza Evolo, questa mistica calabrese, questa donna che aveva le stimmate, è un po' il femminile di Padre Pio, diciamo, sì. Il personaggio. E la madre, in un momento di disperazione, va a chiedere a Natuzza se il figlio è ancora vivo, perché questo ragazzo è sparito e nessuno sa più niente, la polizia si disinteressa totalmente. E Natuzza le dice che fra i morti non c'è, perché Natuzza è una donna, non è più fra noi, era una donna che parlava con gli angeli, che vedeva... Ecco, tu nel film a te vengono disegnate le stimmate, sì, sulle ginocchia, e poi hai vissuto come attrice delle forti emozioni nel vivere questo personaggio. Sai, l'attore, quando si cala molto in un ruolo, finisce quasi col percepire, certo, le emozioni del personaggio. Molte volte il nostro lavoro è doloroso, è duro. Cioè, io rischio di non vedere. Per me è stato molto forte avere le stimmate, avere la faccia di Cristo nelle ginocchia. Il trucco durava 2 ore. Senti, ieri sera qual è stata la reazione di pubblico? Sappiamo che ha avuto un grandissimo successo. Guarda, il pubblico ha partecipato tantissimo, si piangeva tanto perché è un film di una commozione estrema, soprattutto poi sapendo che è una storia vera.